Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Io ringrazio innanzitutto i nostri relatori, Davide Barillari, portavoce al Consiglio regionale del Lazio, Massimo Enrico Baroni, portavoce alla Camera, e il nostro Luca Fusoli. Si scusano un attimo, ma stanno mandando in streaming la relazione. Ringrazio anche voi della presenza, le amministrazioni, le associazioni e tutti quanti i cittadini. Stasera ci occuperemo di un tema che è quello della sanità, la sanità nella provincia di Frosinone. Ci sono state dette molte cose e vorremmo sfatare alcuni miti. Adesso lascio un attimo la parola a Laura, la nostra attivista. Per chi volesse fare le domande, le riserviamo tutte quante alla fine della relazione e potete prenotarvi da Emiliano, che è quel ragazzo che alza il braccio adesso. Grazie. Buonasera a tutti, è con vero piacere che introduco questo incontro e colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti i presenti. Oggi, come sappiamo, affronteremo un tema molto delicato, sentito, quello delle gravi carenze delle strutture sanitarie nella nostra provincia. Chi di noi qui non conosce il problema della sanità? All'interno della nostra provincia è molto difficile da affrontare. Purtroppo la chiusura di molti ospedali, la perdita dei posti letto, il depotenziamento dei servizi, carenza del personale, aumento dei costi e così via, provoca in noi individui, cittadini, una sensazione, quello in realtà di aver perso progressivamente un servizio essenziale. Vi è ormai il timore generalizzato di non avere più dallo Stato alcuna assistenza nel momento più importante, nella malattia, nel maggior bisogno. Chiunque di noi avrà vissuto delle esperienze negative, in altre parole, mi spiego, chiunque di noi personalmente o tramite parenti o conoscenti avrà avuto modo di toccare con mano i problemi delle poche strutture ospedaliere rimaste. Ebbene, noi siamo qui per affermare che la provincia di Frosinone non può più permettersi altri tagli. Anzi, vogliamo affermare che la Regione Lazio assuma provvedimenti in favore della sanità. Noi cittadini non possiamo più restare a guardare, non tolleriamo più di dover subire. Il diritto alla salute è universale, è un valore supremo, non lo dico io, lo dice l'articolo 32 della Costituzione. Lo dice la Suprema Corte in una sentenza del 2010. Noi cittadini non meritiamo tutto questo, ancor di più dal momento che noi sopportiamo un enorme carico fiscale e pretendiamo a questo punto servizi adeguati e proporzionati ai sacrifici che lo Stato ci richiede. Ne abbiamo pieno diritto. Vi ringrazio, passo la parola al nostro moderatore. Allora, adesso Davide ci aveva chiesto un breve riassunto della sanità, delle condizioni della sanità in provincia di Frosinone, ce lo fa la nostra vice organizzatrice Tiziana. Buonasera a tutti. Allora, io questa sera sono qui in veste di utente della sanità ciociana, della nostra sanità. E dobbiamo dire che ci siamo svegliati una mattina di qualche anno fa e ovunque si leggeva questa nuova parola, la spending review. E noi sinceramente non sapevamo nemmeno di cosa si trattasse. Allora, a domandarlo, a chiederlo agli esperti, ci veniva parlato di tagli alla sanità. Tagli che sono iniziati nel 2010, ad opera, di un decreto, il decreto 80, che è stato attuato da questa persona che vedete alle mie spalle e successivamente ripreso di pari passo da quest'altro personaggio qui. In pratica, se io la mattina mi sveglio e ho bisogno di correre al pronto soccorso perché mi è accaduto qualcosa, troverò una situazione veramente mirabolante. Vado ad Anagni e trovo chiuso. Ceccano chiuso. Ceprano chiuso. Mi resta Frosinone. Corro a Frosinone e la situazione è questa che vedete alle mie spalle. Vedete dei corridoi pieni di malati ricoverati in maniera anche promiscua e il caos generale. Stessa cosa mi succede se devo fare delle analisi specifiche, dei controlli specifici.
La lista d'attesa è veramente inquietante. Se devo fare una visita cardiologica, devo attendere fino a 111 giorni. Un elettrocardiogramma dinamico fino a 171 giorni. Un'ecografia ostetrica, cosa veramente incredibile, fino a 150 giorni. Mentre per un'ecografia ad addome completo fino a 280 giorni. Quindi noi adesso cominciamo a porci delle domande come cittadini. Questa situazione chi favorisce? Non so, ancora non abbiamo trovato delle risposte adeguate. Improvvisamente salta fuori da un cilindro una nuova situazione, una nuova forse soluzione, la Casa della Salute, che sono presentate come la soluzione alla congestione del pronto soccorso. Ma che servono ancora non l'abbiamo capito. Intanto abbiamo tantissime foto con questo bellissimo faccione accanto ai cartelli pubblicitari. Altra domanda che ci poniamo è la maniera con cui l'hanno scelto i nostri manager pubblici. Evidentemente c'era un lanternino, attraverso il lanternino avranno fatto le loro dovute scelte. Adesso vediamo un'immagine che raffigura una sanità nel Medioevo. Non so, lascio un po' voi interpretare. Questa è la nostra sanità di oggi. Una è un'immagine, un dipinto, un'altra una foto. Secondo voi che differenza c'è? Grazie. Sì. Grazie Tiziana. Allora, c'è stato qui proprio in questa sala un consigliere regionale che ci ha dato, ha provato a darci alcune risposte e alcune soluzioni. Noi vorremmo farlo ascoltare a tutti quanti, anche quelli che erano assenti, e quindi vi mando il video. Questo è stato girato il 25 di luglio. Diciamo da 10 anni dal quale noi dobbiamo uscire.
se noi non creiamo strutture di professione e che sono pagate con un possibile potenziamento, la riapertura delle aree con i servizi, con l'emergenza da affrontare, con le cose che erano nel progetto che fu deliberato dall'ASL, perché noi in Paese, come me, dobbiamo partire e poi dire di affrontare in maniera differente ovviamente l'emergenza. Se non creiamo questo sistema, non creeremo i requisiti per l'idea di settore livello. Della struttura di anni torni a vivere e torni ad affrontare alcune problematiche. Cioè dire innanzitutto che quella struttura che oggi c'è, che sicuramente è insufficiente per affrontare le emergenze, sia in grado di potenziare quella. Io lo so che c'è tanta sfiducia per chi la respira, perché lo dice la gente che incontri le strade, in particolare sulla sanità, perché nel corso degli anni la politica ha promesso, non si tanto, non ha mantenuto, basta che non funziona una cosa, insegnare di una smobilitazione. È successo con l'ambulanza, no? Dalle proprie dire, nessuno voleva levare l'ambulanza dal canale. E soprattutto non c'era nessun disegno per togliere la lana e metterla da un'altra parte. C'è stato un problema di una malattia di una persona. Insomma, poi con Bassetta, un giorno o due giorni, insomma, c'è stato anche facile chiedere il ripristino di quella situazione. Allora, il video finisce con una domanda. Io questa domanda vorrei girarla a Davide. Davide, e adesso come siamo messi? Anche alla luce della conferenza stampa della Mastrobuono che ha fatto il 13 settembre sull'atto aziendale della provincia di Frosinone. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Maritari, sono consigliere regionale del Lazio e sono in commissione sanità. Vorrei dire innanzitutto che sono state invitate a questo dibattito molte persone importanti che dovrebbero essere loro a decidere cosa fare e cosa succederà della sanità qua a Frosinone, ma naturalmente non sono venuti, perché a volte questi momenti in cui ci sono i cittadini che discutono del proprio ospedale, della propria città, del proprio futuro, forse è difficile dare queste risposte. Abbiamo visto questo consigliere regionale, che peraltro non è in commissione di sanità, quindi non so come fa avere tutte queste informazioni, forse avrà un canale privilegiato con Zingaretti, però abbiamo visto che è venuto qua in questa sede, ha fatto molte promesse. Il principio è proprio questo. Come facciamo a credere ancora a queste promesse? Cioè loro, la maggioranza, intendo Buschini, Zingaretti, sono lì da un anno e mezzo. In un anno e mezzo si potrà cambiare completamente la regione. Io vi assicuro che il commissariamento, il blocco del turnover, il depotenziamento delle strutture, sono tutte scuse. Perché la verità è semplicemente una guerra fra promettere e tenere buoni cittadini, invece dire la verità e mettere di fronte agli occhi di tutti quello che succede davvero. Noi siamo dalla parte opposta, nel senso, cioè, vi faccio proprio l'esempio, mettiamo Buschino, mettiamo Zingaretti, la Mastrobuono, loro dicono che va tutto bene, che sono stati costretti a tagliare i nostri ospedali dal 2010 in poi, perché c'era questa famosa spending review, dove hanno azzerato la sanità. L'hanno detto, guardate, questo ospedale è inefficiente, ci sono 3-4 primari che fanno la stessa cosa, tagliamo quello. Oppure quel dirigente che prendeva un mare di soldi, tagliamo quello, magari salviamo quali servizi ai cittadini. Invece hanno tagliato tutto in maniera indiscriminata, senza porsi il problema che magari i cittadini quei servizi non avrebbero più avuti, o magari dovevano andare fuori regione oppure andare a Roma per farsi curare. Quindi non hanno fatto queste valutazioni, i famosi esperti, e hanno lasciato la sanità dal 2010 ad oggi con dei continui tagli a tutte le strutture. Frosinone è un esempio eclatante, basta vedere i dati, sono veramente sconvolgenti, ma Viterbo, Rieti, le province sono state lentamente, anno dopo anno, depotenziate. Quindi non hanno chiuso gli ospedali perché sennò i cittadini avrebbero fatto sollevazioni, manifestazioni. Hanno piano piano chiuso un reparto, hanno spostato un medico, hanno spostato un macchinario, quindi magari ci sono anche dei medici, però non hanno niente da fare. Oppure dove c'è il macchinario ci sono i medici che sanno utilizzarlo. Siamo delle situazioni di questo tipo. Quindi in questi anni è stato fatto esattamente questa cosa, Polverini prima e Zingaretti poi.
E vi dico subito che la soluzione è quella, posso dire, perché l'hanno fatto? Non perché vogliono andare contro gli interessi dei cittadini oppure distruggere l'articolo 32 della Costituzione, perché vogliono favorire i privati, vogliono favorire o certi equilibri politici che sono in regione, anche se qua ritorniamo a Buschini, sa molto bene questa cosa, oppure favorire espressamente il privato, perché un cittadino che va, sta male ad Anagni, sta male ad Alata, sta male a qualsiasi paese qua del Frusinate, insomma, cosa fa? O si fa curare a Roma, aumentando le spese con il trasporto, eccetera, oppure va fuori regione, oppure va in una clinica sotto casa privata e con i soldi che gli sono rimasti si difende, diciamo, cerca di curarsi. Questo è quello che racconta. Mi ha fatto un incontro con la Mastro Buono, c'era anche Massimo Baroni, adesso anche lui vi racconterà di questo interessantissimo incontro, e anche la Mastro Buono, che è il direttore del generale della ASL, ci ha detto che va tutto bene, che stanno ridiscutendo la struttura territoriale, stanno lavorando sulle case della salute, stanno facendo un'operazione completamente di revisione per, diciamo, di tutto quello che è la sanità. Ci ha fatto tante promesse, ci ha fatto immaginare un mondo perfetto, cosa che ha fatto prima Buschini, che ha fatto Zingaretti, che ha fatto Polverini, che ha fatto Marrazzo, Storace, è la stessa linea, promettere un mondo perfetto. Poi andiamo a vedere qui una persona che sta male, che fa? Non ha l'ospedale, non ha servizi, quindi ci troviamo da una parte queste promesse, questi impegni anche a riaprire l'ospedale. Buschini è stato molto netto, anche sulla città del commissariamento, non c'è nulla di ufficiale, o meno che abbia parlato con Botti, che è il suo commissario governativo, ma di ufficiale non c'è nulla, quindi ha fatto un'anticipazione di cui non c'è scritto da nessuna parte. Quindi è venuto qui a fare promesse e dirvi state buoni perché tutto tornerà nella normalità. Noi siamo con il Movimento 5 Stelle dall'altra parte della barricata, noi ascoltiamo i cittadini, vediamo, andiamo negli ospedali, facciamo queste visite ispettive per vedere esattamente cosa succede. Non crediamo negli atti aziendali, non crediamo ai decreti commissariali, andiamo a vedere sul territorio cosa c'è e cosa non c'è. Siamo stati a Sora, siamo stati a Ciprano, Cassino, insomma, abbiamo girato un po' tutti gli ospedali e abbiamo visto che lì ci sono medici che non ce la fanno, fanno turni massacranti, gli operatori sono in condizioni disagiate anche nel lavoro, ci sono liste d'attesa infinite. La situazione è che il cittadino non ha servizi, da lì non trova nulla in un ospedale, cosa invece che c'era anni fa. Quindi da una parte abbiamo queste promesse, tutto va bene e tutto andrà meglio nel 2015 dopo il commissariamento. Dall'altra parte noi vediamo le condizioni reali, la gente che ci racconta, guardate che qui è uno sfascio da tutti i punti di vista. E in mezzo ci sono appunto le persone che poi non sanno da che parte guardare. Noi siamo quelli che urlano, quelli che fanno le denunce, quelli che esageriamo sempre. Dall'altra parte ci sono quelli che dicono che è tutto a posto. Quindi a chi credete? Il concetto è proprio questo. La giornata di oggi vuole essere un momento in cui ci togliamo i pregiudizi, togliamo le bandiere, non siamo più né rappresentati al Movimento 5 Stelle, non siamo più consiglieri regionali, ragioniamo su quello che c'è e quello che non c'è. Quindi nel 2014, con la visione 2015, qual è la situazione della sanità oggi e quale sarà quella domani? Di questo vogliamo discutere. E vi dico subito che quello che sta venendo meno è proprio il diritto alla salute, perché lo Stato e la Regione che ha il servizio sanitario regionale dovrebbe garantire ai cittadini quel minimo di assistenza in caso di necessità. Quindi non andiamo verso le definizioni che fanno del benessere psicofisico, l'OMS, condizioni diciamo perfette di salute. Mi riferisco proprio alle condizioni minime di assistenza, i livelli minimi di assistenza sanitaria, che devono essere garantiti in ogni punto della provincia, anche in cima a una montagna, senza fare nessuna differenza, se abito in centro a Roma o abito in una sperduta valle, diciamo in un angolo sperduto della regione. Il problema è quello che è successo è che si sta facendo una discriminazione fortissima. Cioè tu se nasci di fianco al Gemelli o all'Umberto I, o nasci in un quartiere centrale a Roma, hai possibilità di vivere e di avere servizi molto più elevati di una persona che nasce qua. E questo è anticostituzionale. Questo serve veramente a fare una denuncia per l'interruzione di pubblico servizio, mancato rispetto della Costituzione. Quindi mi metto di fronte al fatto evidente che noi possiamo dimostrare adesso che la sanità, per come ci hanno ridotto, in particolare in questa città, comunque in questa provincia, non garantisce più quello che la Costituzione dovrebbe garantire. Siamo andati oltre il taglio dei posti letto, oltre queste promesse, oltre tutti questi decreti commissariali che fa Zingaretti per mettere le toppe qua e là, oltre le parole della Mastro Buono, oltre le promesse anche del Movimento 5 Stelle. Siamo andati
siamo arrivati a un livello in cui non c'è più garanzia di essere curati quando una persona sta male. E questo è fuori ogni oltre discorsi politici, oltre ogni livello proprio di buon senso. Noi su questo stiamo intervenendo. Siamo andati a incontrare la Mastro Buona, abbiamo fatto una mozione, abbiamo prestato in consiglio regionale, stiamo lavorando sulle case della salute, stiamo andando a toccare tutti questi spostamenti di soldi, di medici, di risorse che fanno, per cercare di tamponare un po' questo problema. E ci rendiamo conto, con dati alla mano, che soldi, ce ne sono tantissimi, li stanno sprecando. Abbiamo evidenze di guadagni della sanità privata, perché certe scelte, come ho accennato prima, vanno per forza a agevolare qualcuno che ci guadagna. Angelucci, tutte queste persone qua che ruotano in queste cliniche private, e dalla chiusura di Anano, chiusura di Montecorvo, chiusura di Sora, di Cassino, tutti ci guadagnano. Quindi è lì che vanno poi i soldi, vanno lì gli interessi. E poi, come volevo accennarvi, la trasparenza. Siamo andati a parlare con l'ASL, qui non c'è trasparenza. Addirittura sugli atti stessi che fa il Mastro Buono non si sa nulla. Sono decreti che calano dall'alto, alcuni medici sono discriminati, altri no, lei che nomina certe persone, altre le lascia cadere, certe le fa lavorare. C'è ancora una gestione feudale di queste persone che hanno in mano il potere per cambiare la sanità, per migliorare i cittadini, e la usano a loro vantaggio. La Mastro Buono, Zingaretti, Boschini, tutti ci stanno guadagnando sulla nostra pelle. Questo non è populismo, non è neanche gridare al lupo perché è facile stare all'opposizione e dire di là sono tutti cattivi. Sono dati reali per cui abbiamo evidenze, facendo accessi ai documenti, che quello che fanno è a vantaggio non dei cittadini ma di qualcuno. E questo qualcuno ha un nome e un cognome che stanno denunciando anche l'autorità. Perché quando la ASL ci dà i documenti che noi chiediamo, sono costretti a darci, noi poi li prendiamo, andiamo alla finanza, andiamo in questo e diciamo guardate questo è quello che stanno facendo, è tutto così legale, tutto così lecito, oppure c'è un abuso di potere, sono andati d'ufficio e altri reati diciamo correlati, e poi speriamo che le indagini partano. Quindi vedete, stiamo facendo un'operazione politica in cui portiamo in regione una mozione sullo stato della sanità a Frosinone che abbiamo presentato, scusate non voglio prendere troppo tempo, abbiamo presentato a luglio dopo aver fatto un'analisi con tutti i meetup, tutti gli attivisti che ci hanno aiutato a scrivere questa mozione. Questa mozione è ferma da luglio, dice ospedale per ospedale quello che è successo. Hanno tagliato qui, hanno tagliato là, qui non c'è servizio, ostetrice. Questa è la situazione. Vogliamo discuterne in commissione sanità, vogliamo discutere in regione, da luglio che è ferma. Io vi garantisco che questo lo discuteremo forse maggio, giugno del prossimo anno. Perché non gliene frega niente a nessuno di vedere i dati reali. Più facile al Mastro Buono venire con delle slide, penso qualcuno abbia visto, anche qua fare altre promesse, dire guardate, state tranquilli perché adesso apriamo altre tre case della salute, questa è la soluzione, e intanto tagliamo altri posti letto. Quindi vedete, ormai è una sfida fra chi vi promette e continua a fare bugie, continua a dire bugie ai cittadini, e chi cerca invece di capire quello che succede e poi fare delle azioni per evitare che la sanità peggiori ulteriormente. Io potrei entrare sulle singole cose che ha detto Boschini, sulle macro aree, sui posti letti ad Anagni, sul blocco del turnover, su questo aumento del 10-15%, ma sono tutte cose che posso dire, o che deve, come posso dire, che non è anche la regione che decide. È come il caso di Malagrotta, se avete presente la famosa grande discarica d'Europa. Zingaretti, il PD ha chiuso, la regione ha chiuso Malagrotta, in realtà è stato imposto dall'Europa, però non sono dovuto dire sì, dobbiamo chiuderla perché sennò abbiamo una multa. Stessa cosa quello che ha detto Boschini, stiamo uscendo dal commissariamento, stiamo andando in deroga al turnover. Sono cose che il governo fa perché stiamo superando piano piano il piano di rientro, e neanche un risultato della regione. Quindi capite anche come ci stanno prendendo in giro sui risultati che la regione sta ottenendo. Quindi bisogna prendere tutto con le pinze, bisogna informarsi, approfondire e capire perché raccontano certe cose quando in realtà ne fanno altre. Questo è il messaggio che volevo farvi passare, capire proprio, state attenti molto anche a quello che diciamo noi, non è che noi abbiamo la verità assoluta, state però attenti che il nostro può essere uno spunto di riflessione per magari iniziare ad avere qualche dubbio sulle parole di Boschini o Zingaretti, che adesso ha aperto Emodinamiche, ha aperto questa Casa della Salute, parliamo di Pontecorvo, di Sezze, di Rocca Priora. Casa della Salute è la soluzione ai problemi del Lazio, no, in realtà abbiamo ancora più problemi con la Casa della Salute. Quindi rendiamoci conto che quello che stanno facendo è da prendere molto con le pinze, è da approfondire, poi ognuno si farà la sua idea e capirà se queste persone continuano a fare il loro lavoro oppure stanno facendo interesse appunto dei privati o di altri. Io poi vorrei tornare su altri punti, magari andiamo avanti con la discussione, vediamo poi come tornare su alcuni punti più dettagliati. Ok, grazie Davide. Quello che dice Davide è facilmente verificabile,
gli atti aziendali e i decreti commissariali sono pubblici sul sito della Regione e vedrete che se li leggete, sono circa di 200 pagine l'uno, affermano esattamente l'esatto contrario di quello che dice Buschini. Quindi lì è tutto scritto nero su bianco. Vorrei lasciare un attimo la parola adesso a Luca Fusone, che conosce molto bene la realtà della provincia di Frosinone, ha fatto delle ispezioni. Luca, anche tu, come siamo messi? Sì, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui. Noi abbiamo fatto molte ispezioni, si può dire, in tutti gli ospedali, anche quelli chiusi e quelli e le case della salute che stanno aprendo, e la situazione di dato è unico. C'è un enorme ingolfamento nei pronti nel pronto soccorso, perché naturalmente ci sono pochi posti letto nei reparti più importanti, come quelli per esempio di medicina. E questo dato fa riflettere molto, perché in tutte le discussioni che noi abbiamo con il direttore generale e via dicendo, c'è una cosa che ci viene detta, che i posti letto oggi come oggi non sono più importanti, nel senso che dobbiamo superare quel discorso che il paziente ha bisogno di un posto letto per essere curato. In un certo senso, se snocciolato questo discorso, potrebbe anche andare bene, ma se io ho una seria rete territoriale ed ospedaliera, posso anche pensare che non ho bisogno di 5 posti letto per 1000 abitanti, come accade in alcune zone della regione. Però se per legge noi abbiamo diritto a 3,7 posti letto per 1000 abitanti, un motivo ci sarà. Non si sono inventati questo dato, forse hanno capito che quello è il livello di assistenza minimo che bisogna dare, e io posso dire tranquillamente, ma non sono il primo a dirlo e è stato detto da molti in tutte le salse, che non siamo a 3,7 posti letto nella provincia di Frosinone. Se noi andiamo a vedere i singoli distretti, soprattutto il distretto A, questo qui, che è quello che ha il numero di posti letto più basso in assoluto, in tutta la provincia non arriviamo a 2. Quindi la mia domanda è questa: se le macro aree sono state abolite, perché le macro aree, vi ricordo, è quel marchingegno assurdo che ci accorpava con zone di Roma che avevano una media superiore a 3,7, e quindi noi che eravamo al di sotto di questa media, facendo la media con quelle zone, eravamo in regola. Poi non contava se il tuo posto letto si trovava a 120 km da te, però in un certo senso era il tuo. Purtroppo quello che vedo adesso è che questa idea che il posto letto a 120, a 150 km da te era tuo lo stesso, anche se tu prima di arrivare lì muori, adesso si è allargato ancora di più, perché nelle ultime discussioni che abbiamo avuto, negli ultimi incontri che abbiamo avuto con il direttore generale, si parla addirittura di mobilità fuori dalla regione, ed è un dato assurdo perché siamo quasi al 50% di mobilità fuori regione. Significa che qui una persona su due va a curarsi, non fuori regione scusatemi, va a curarsi o a Roma o fuori regione, quindi fuori provincia, siamo quasi al 50%. E c'è un discorso che a me preoccupa tantissimo, perché ci dicono che quei posti letto addirittura fuori regione, cioè ad esempio il posto letto ad Avezzano, dovremmo vederlo come il nostro, cioè conteggiarlo in quei 3,7 posti letto. Qui siamo di fronte ad una globalizzazione della sanità. Vi faccio l'esempio della Fiat, una fabbrica che si chiama fabbrica italiana automobili di Torino. Noi sappiamo bene che le auto non le costruisce in Italia, costruisce un pezzo in Brasile, un pezzo in Polonia, un pezzo da qualche altra parte, dopodiché viene vista come macchina italiana. Bene, questa cosa sta accadendo anche nella sanità, nel senso che il ciociaro che va a curarsi ad Avezzano, per quel momento quel posto letto lo deve vedere come se fosse un posto letto della provincia di Frosinone. E questa è una cosa veramente assurda, perché naturalmente ci sono delle esigenze, delle emergenze che smontano tutta questa discussione sulla mobilità. Noi abbiamo bisogno di una rete territoriale, ospedaliera, efficiente sul nostro territorio, perché naturalmente non si può aspettare con un'emergenza un'ora e mezza di trasporto, e questo purtroppo è il dato che emerge ed è quello che veramente sta
facendo del male alla nostra provincia, perché come dicevo la situazione della provincia di Frosinone è assurda, è quella più vessata tra le province del Lazio, ed anche per questo che i consiglieri regionali ed anche Massimo hanno una attenzione diciamo particolare per questa provincia, perché è quasi come se fosse un esperimento in quello che dovrebbe diventare la sanità del domani, cioè una sanità impoverita di tutto, dove gli affari continuano a farli privati e quindi i cittadini sempre più spesso devono ricorrere a una mobilità extraprovinciale o addirittura al privato. E vi faccio un esempio, perché si parla molto di spending review, di commissariamento, di rientrare nel commissariamento, ma più di spending review, e noi a Frosinone possiamo fare scuola di questo, si deve parlare di stupid review, nel senso che noi stiamo facendo dei tagli da stupidi, perché con la scusa di tagliare stiamo in alcune occasioni spendendo di più di quello che spenderemmo con una normale gestione fuori dal commissariamento. Vi faccio l'esempio delle prestazioni straordinarie. Come dicevamo prima, non potendo assumere medici per via del commissariamento, i medici sono sottoposti ad orari di lavoro molto pesanti e ci sono naturalmente gli straordinari da pagare. Solo nel 2012 sono stati pagati 6 milioni e mezzo di straordinari. Nel 2013 siamo arrivati a 7 milioni e mezzo, nel 2014 salirà ancora perché i medici vanno in pensione, c'è chi purtroppo passa a miglior vita, ma non vengono rimpiazzati, quindi noi arriviamo a spendere molto di più per non assumere, e questo è un caso, come dicevo prima, di stupid review. Ma altri casi sono per esempio la convenzione che noi adesso facciamo con il campus biomedico. Abbiamo parlato di liste d'attesa, numeri infernali, 110, 120, 150 giorni. Andate nella metro a Roma e troverete la pubblicità del campus biomedico. Noi adesso abbiamo una convenzione che per alcuni esami possiamo andare lì e facciamo gli esami direttamente al campus biomedico, eliminando le liste. Bene, se voi vedete la pubblicità del campus biomedico, dice che loro lavorano fino a fanno gli esami fino a mezzanotte, anche sabato e domenica e via dicendo. A questo punto noi ci chiediamo, la convenzione con quel privato costa di meno o di più dell'assunzione di altri medici che potrebbero lavorare proprio nelle strutture pubbliche, anche facendo quei turni? Naturalmente ora chiedere ai medici che già ci sono di fare quei turni è qualcosa di assurdo, è impossibile, però con l'assunzione di nuovi medici, con una progettualità diversa, noi potremmo dare lo stesso servizio, accorciare drasticamente queste liste d'attesa e spendere di meno. Quindi noi veramente non stiamo facendo una spending review, noi stiamo facendo, stiamo portando avanti, parlo di noi, intendo la Regione Lazio naturalmente, non mi ci metto io di mezzo, come Regione Lazio noi stiamo facendo un piano che non ci sta facendo risparmiare così tanto, o meglio ci dà dei risparmi, ma perché con tutti questi tagli non siamo in condizioni di spendere. Sembra assurdo, perché nel momento in cui tu mi elimini una serie di servizi, una serie di prestazioni, è anche normale che io su quelle voci avrò dei risparmi, perché semplicemente non eroguerò più quel servizio e quindi chiuderò il reparto e quindi accorperò i primariati, chiuderò gli ospedali e così risparmierò. Ma non è un risparmio perché è un risparmio sugli sprechi o è un risparmio perché c'è una nuova progettualità che ti dà la possibilità di avere più servizi a un costo minore, no, ti dà meno servizi ad un costo maggiore addirittura. Come dicevo, il caso del campus biomedico, noi per non spendere soldi nel pubblico spendiamo soldi nel privato, è come uno che non ha 20 euro per mettere la benzina alla macchina e ne spende 50 per prendere il taxi. Questo è un esempio calzante, perché è quello che noi stiamo facendo adesso, anche con il caso delle prestazioni straordinarie. Non potendo assumere nuovi medici, che facciamo? Facciamo lavorare tantissimo quelli che ci sono, pagando straordinari a livelli incredibili. Quindi veramente siamo arrivati a questo punto. E c'è e come dicevo, c'è un chiaro progetto politico dietro tutto questo, perché è inutile che si parla di una rinascita, di nuovi progetti o via discorrendo. Noi siamo arrivati ad un punto in cui fortunatamente i cittadini della provincia di Frosinone si sono svegliati,
c'è un coordinamento provinciale, finalmente non si lotta per il singolo ospedale, che può essere Anagni, che può essere Alari, che può essere Frosinone e via dicendo, ma si lotta per una politica sanitaria di tutta la provincia, e questa è una cosa importante. Quindi noi oggi ci siamo ritrovati ad un punto in cui non mancano né i mezzi, non mancano né le risorse, ma manca solo la volontà politica. Faccio un esempio: noi abbiamo alla regione depositato da tantissimo tempo una legge per il registro tumori. Non devo essere io a spiegare a voi di Anagni, per esempio, cosa vuol dire vivere in una terra dove le percentuali di ricoveri per tumore e via dicendo sono molto molto importanti. Quindi, ad esempio, un registro tumori sarebbe un passo, qualcosa che fa capire che c'è una volontà di risolvere le cose. Eppure questa legge è ferma lì, non si discute, non si va avanti, non si porta nemmeno in discussione. Io non dico approvarla, ma nemmeno in discussione, mentre noi siamo disposti a cederla a chiunque. Non vogliamo metterci il cappello, per noi la possono anche strappare e riscriverla uguale e metterci le firme di chi vogliono loro. L'importante è che si discute. L'importante è che finalmente nella Regione Lazio ci possa essere un registro tumori, una georeferenziazione dei tumori, perché, ritornando alla cosa che ho detto inizialmente, la rete territoriale e ospedaliera, che può fare a meno dei 5 posti letto, parte innanzitutto dalla prevenzione, parte innanzitutto da questo, da capire le cause per cui ci ammaliamo e affrontare quelle, cioè non curare il paziente in quanto paziente, ma cercare di eliminare le cause che portano quel cittadino ad essere paziente. Purtroppo questo non lo vediamo, perché si parla sempre di medicina predittiva, si parla sempre di prevenzione, ma poi quando alla prova dei fatti si portano delle proposte serie che possono essere portate avanti da tutti veramente, non c'è bisogno di bandiere o cappelli, eppure la volontà viene meno. E allora ritorno a quel discorso di prima: qui non si parla né di capacità, non si parla né di risorse, ma si parla puramente di volontà politica, e questo è da capire, perché anche chi mi dice che ad esempio la Mastrobuono sta agendo in maniera difforme dalle linee guida che dà la regione, non è assolutamente vero, perché se voi andate a vedere i documenti, iniziano tutti in ottemperanza del decreto commissariale, in ottemperanza del decreto legge, anzi forse è troppo brava a seguire le linee che detta la regione. Questo è il dato che tutti noi dobbiamo avere in mente, perché purtroppo è quello che sta andando avanti. Quindi finisco dicendo che per me è tutto un discorso di volontà, né di proposte, che ne arrivano moltissime dai cittadini, perché ormai i cittadini, ci sono molti cittadini che sono diventati esperti nella sanità, arrivano proposte da tutte le parti, molte sono più che condivisibili, ma non si vogliono mettere in atto. Quindi il dato che ho visto io attraverso le ispezioni, attraverso tutte le discussioni, tutti gli incontri che abbiamo avuto, sia con i vari coordinamenti, sia con direttore generale, regione, ma lo stesso governo, è anche questo il dato di sottofondo, perché come dicevamo prima la spending review è qualcosa dettata dal governo, non c'è la volontà, perché davanti alle esigenze di tutti i cittadini e al diritto della sanità si mette il pareggio di bilancio, il commissariamento, e quindi noi semplicemente i nostri diritti vengono dopo un pareggio su dei bilanci, semplicemente questo. Questa è la volontà, questo è il piano, a prescindere da tutto, non importa su chi bisogna passare, bisogna rientrare in quelle determinate in quei determinati termini. È quello che sta succedendo, e noi diciamo che non solo questa cosa è assolutamente incostituzionale, ma il problema è che non si sta nemmeno portando professionalmente avanti questa cosa, perché come vi ho detto prima, per spendere di meno stiamo spendendo di più. Quindi questo è il dato finale con cui vi voglio lasciare, e vi ringrazio ancora una volta per essere qui. Grazie. Massimo, anche te hai partecipato alle ispezioni, so che hai parlato con la Mastrobuono, se vuoi aggiungere qualcosa. Solo brevemente due o tre concetti che stanno a cuore,
26 slide. Se puoi farle vedere, aspetta un po' più piano, torniamo dall'inizio. Ok, vai, 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 ok, vai, vai. Ok, queste slide adesso sono finite. Vorrei sapere se c'è qualcuno di voi che ha la competenza, in maniera molto tranquilla, per qualcuno di voi che ha la competenza per potermi dire se ne ha capita o vista, perché comunque il documento è pubblico, è su internet, qualcuno magari l'ha vista perché è stremato, oppure l'ha vista adesso, ha riconosciuto una slide in un determinato modo e quindi dice no, io quella slide l'ho capita. Quindi volevo sapere se qualcuno di voi può alzare la mano per spiegarci una di queste slide. Quindi nessuno di voi qui, perché io pure, nonostante abbia letto molti articoli di governance sanitaria, di sociologia delle organizzazioni, abbiamo molti dati comparativi, abbiamo degli esperti pagati con i vostri soldi che si occupano di analisi di contabilità analitica, ce l'abbiamo pagati, ci parliamo tutti i giorni, ci spiegano, un po' leggiamo, gli spieghiamo noi, eccetera. Neanche io, quando ho visto queste slide, sono in grado di capire entro due ore, che cosa sta dicendo. Perché? Perché quello che sta succedendo in questo momento, quando Luca vi parla e vi dice che in questo momento stanno facendo un esperimento qui, sì, è vero, l'esperimento lo stanno facendo, è uno stress test, stanno stressando quest'area per vedere fino a che punto possono arrivare prima che vi incazziate, per poi vedere se possono replicare l'esperimento. Questo per una ragione, perché stanno usando una vecchia tecnica di farvi credere che voi siete al di fuori del cerchio della competenza per capire, scusi il termine alla Mastro Buono, perché poi anche lei è vecchia politica, insomma, prova a fare quello che ha sempre fatto da 20 anni. Praticamente lei vi sta dando tutta una serie di tecnicità che, se non sono spiegate attraverso degli standard, dei parametri, per cui ci sono molte slide su internet, andate su SlideShare, cercate governance sanitaria, una determinata ASL, ce ne sono alcune che sono straordinarie. Qualsiasi cittadino è in grado di capire come si apre una casa della salute e come si fa e come l'operazione avviene in un singolo distretto sanitario, e si apre una cosa e la si accompagna passo passo. Andate a cercarvi le slide di Rosario Mete sulla sanità d'iniziativa ed è stata un successo su una determinata ASL romana che non è stato più replicato, perché le cose buone che facciamo nel Lazio poi queste persone le trombiamo perché danno fastidio e perché hanno lavorato per il bene dei cittadini e non hanno messo dentro le clientele. E il politico ha bisogno delle clientele, perché se a un certo punto tu crei cittadini consapevoli, cittadini competenti e che non stanno al di fuori della cerchia della competenza, che è quello che vi vogliono far credere, voi non siete in grado di capire che cosa c'è scritto in queste slide, perché io e Davide ci dovremmo mettere lì in 7 ore e compararle con i dati del distretto accanto, con i dati di quell'altro distretto, vedere se hanno fatto quel trucco che vi ha detto Luca, cioè aggregare i dati in modo da mettere un dato che non dovrebbe esserci, perché è fuori legge. Se io metto quel dato è fuori legge, allora lo aggrego a un altro, così me lo compensa e io sto dentro la legge. Questi sono tutti i trucchi che utilizzano. Poi non parliamo anche del rapporto che esiste tra una legge regionale e una legge costituzionale, perché ci stanno facendo credere che attraverso leggi regionali o leggi nazionali dello Stato io posso giustificare attraverso una misura economica il fatto che tu, se stai male, ti devi arrangiare da solo perché io ho problemi di bilancio. Non è così. La nostra Costituzione è stata fatta in maniera che il legislatore non è onnipotente, nel
nella maggior parte dei casi deve attuare la Costituzione. E per attuare la Costituzione tu devi avere una programmazione. E questa non è una slide di programmazione con dati comparativi affinché il cittadino venga messo in grado di capire che cosa sta facendo la Mastrobuono lì. Questo è nero di seppia che stanno proiettando davanti alle vostre facce, stanno sputando davanti alle vostre facce, perché nessuno deve capire cosa c'è scritto lì. Questo è molto importante capire. Il vecchio trucco di farvi sentire fuori dal cerchio della competenza. Però per quanto ci riguarda, a noi non ci prendono in giro, perché noi li andremo a prendere dato per dato e la smaschereremo. Perché per quanto mi riguarda, io non mi piace parlare di me, però in questo caso lo devo dire, io facevo gli esami all'università non pagato come cultore della materia, facevo degli studenti. Se mi arrivava uno studente con una tesina, con questa slide, che è un copia e incolla di tantissime altre cose, senza nessuna spiegazione della tua governance sanitaria, della tua sanità d'iniziativa, che dovrebbe drenare le domande dei pronti soccorsi perché tu li vuoi chiudere, ma io non ti faccio passare l'esame dell'università, ti prendi le tue slide e te ne torni a casa, anche se lei si vanta di essere una professoressa universitaria. Ma questa cosa qua è una grandissima presa in giro per il cittadino, va bene? Questa cosa l'abbiamo detta, perché questa cosa ci mette a noi dell'opposizione a dover fare il lavoro che deve fare lei di programmazione, che dovrebbe essere pubblico, e che tutti i cittadini ti dovrebbero dire: guarda, io c'è questo dato, c'è questo su internet, c'è questo dato qua è sbagliato, i posti letti di radiologia di questo distretto qua parametrato su questo è sbagliato, perché te lo metto a disposizione. Questo è un trucco per non mettere a disposizione niente, perché senza altre slide comparativi, perché lei è un lavoro che avrebbe dovuto già fare, dovrebbe già essere qua dentro precipitato di questo lavoro, e non ci sta, non significa niente, perché vi devono tenere distanti, dovete stare lontani, è roba loro. Ed è questo, forse, su un pochino, quando parliamo un attimo di un problema culturale, in cui noi diciamo basta a questi tecnici che sono pagati per usare questi vecchi trucchi, per poter permettere al politico che gli ha dato la commessa di continuare a perpetrare il fatto che per 20 anni il Lazio non ha mai avuto la sanità d'iniziativa, perché le 5 regioni su 21 sistemi sanitari regionali funzionano, non sono in piano di rientro, hanno un basso livello di corruzione, perché hanno fatto partire la sanità d'iniziativa territoriale, ambulatoriale, domiciliare in maniera corretta, con tutti gli step corretti, e non con queste supercazzole buttate così. Perché devono giustificare il fatto che vi devono chiudere l'ospedale, perché stanno facendo partire questo, ma questo non c'è. È un labirinto incomprensibile che costringe noi a dirti dato per dato, dire questa è una cazzata, questa è sbagliata, questo è giusto, alla fine c'è il 80% di cazzate, che è esattamente la vostra sensazione della sanità che avete. Cioè l'80% delle volte voi sbattete contro un muro e il 20% viene preso in carico la vostra malattia. Grazie Max. Si fa prendere sempre dall'entusiasmo. Davide, vuoi aggiungere qualcosa? Ok. Sì, aggiungo solo due cose. Io non sono stato volutamente dettagliato sulla situazione di Anagni, su Alati, su tutti i presidi. Perché? Perché dobbiamo anche noi capire esattamente con i dati reali che non ha la regione, che non ha la Mastrobuono, dove intervenire. Qui noi abbiamo fatto questo primo anno e mezzo in regione con Movimento 5 Stelle nella sanità, cercando di rispondere a tutti i suggerimenti. Guardate questo ospedale, c'è questo, c'è questa cosa. Siamo stati sommersi da casi di malasanità. Abbiamo aperto 34 fascicoli di inchiesta, alcuni appunto andati verso la magistratura, però siamo stati sommersi da una sanità che non funziona. Abbiamo passato tanto tempo a cercare di capire cosa va e cosa non va. Adesso abbiamo cambiato strategia. Siccome dobbiamo essere noi a programmare, quello che c'era proprio Massimo, dobbiamo essere noi a capire perché stanno facendo le scelte sbagliate, dobbiamo essere noi a dimostrare che quelle scelte non funzionano. Perché loro ci dicono: siamo costretti a chiudere Anagni perché
c'è, dobbiamo spostare Frosinone, dobbiamo spostare qui, spostare là, per garantire questo di servizi. Invece noi vogliamo, con i dati di contabilità analitica, i dati reali, che mi dicono, guardate questo reparto, questa produttività, questo grado di efficienza, questo reparto cura tot, questo reparto cura tot cittadini, potrebbe curarne tot, con quanti posti letto, capire esattamente qual è la domanda e qual è l'offerta, capire esattamente dove serve un servizio e dove invece non serve. Questi dati la regione non ce li ha, perché non li ha mai considerati, fanno scelte politiche solo per spostare dove conviene a quel politico, il muschio in turno, quell'altro. Noi stiamo facendo questa operazione chiamata sanità trasparente, dopo un anno e mezzo appunto di casi malasanità, per avere dall'ASL Frosinone, ma tutte le ASL, esattamente i dati reali. Andremo in comparativa, andremo esattamente a sapere quel medico, nome e cognome, quante persone sta curando, quanto fa di intramegna privata, quanto fa di pubblico e quanto quel reparto può servire al cittadino di quel territorio in base alle patologie. Non so, qua soffrono tot diabetici, sono tot problemi di ginecologia. Sappiamo che da anni servono esattamente questi servizi per questo numero di popolazione. Quindi faremo la nostra proposta su cosa servirà da anni. Questo non l'ho detto, veniamo qua, il Movimento 5 Stelle dice riaprimo l'ospedale. No, io voglio sapere esattamente quello che serve a questo territorio e voglio anche dimostrare quanto costa, se è sostenibile oppure no. Ma questo lavoro. Ma questo slide non c'è nulla. Esatto, questo è il lavoro che non fa la Mastrobuono, che non fa la regione. Lo faremo noi all'opposizione e daremo il lavoro già fatto, la pappa pronta, a chi deve decidere, dicendo guardate, noi vi dimostriamo che ad Anagni servono tot reparti, oppure non serve lo sbaglio ad Anagni, serve però a 5 km da qui. È tot artrose, è tot BPC. Esatto, in base proprio a quello che succede sul territorio, le malattie, le patologie, addirittura prevedendo, se la sanità predittiva prevediamo, in base alla popolazione, stile di vita, eccetera, eccetera, prevediamo quali saranno i problemi della sanità da qui a 5 anni. Vi diciamo l'ospedale che servirà qui ad Anagni esattamente tra 5 anni. Comprensibile, certo. Quindi ma questo è l'impegno che stiamo prendendo. Non viene fatto. No, non c'è una programmazione, non c'è una valutazione sui dati reali, stiamo facendo scelte politiche. E questo che è assolutamente per noi incomprensibile. Quindi questa operazione abbiamo già fatto la richiesta alla ASL di Frosinone di darci questi dati. Abbiamo dato tempo fino a novembre, questi dati ci arriveranno, ma Mastrobuono ci ha promesso che ci li darà. In base a questi dati verremo qui a dirvi esattamente serve questo Dagnano, serve questo Isola del Ris, serve questo Sora. Potremmo dimostrarvi anche che quell'ospedale costruito così per la generazione sostenibile e poter rispondere ai servizi dei cittadini. Quindi questo vogliamo fare, un impegno proprio di quasi come se fossimo noi il governo e vorremmo dire come si fa la sanità che funziona. E ci riusciremo. Allora, grazie Davide, grazie Massimo, grazie Luca. Prima di passare alla sessione delle domande, come al nostro solito, come Meetup, 5, come Meetup Anagni 5 Stelle, facciamo delle proposte di facile realizzazione. La prima proposta è il registro tumori, l'aveva accennato Luca, ma ogni volta che parlo con le persone sembra di parlare di qualcosa di astratto. Allora, che cosa sono i registri tumori? I registri tumori sono delle strutture impegnate nella raccolta, nell'archiviazione, nell'analisi e nell'interpretazione di tutte le informazioni sui malati di cancro in un determinato territorio. Sono necessari perché a livello ospedaliero, sia negli ospedali pubblici sia quelli privati, non c'è l'obbligo di archiviare questi dati. Alcuni sono già attivi, la cartina che vedete a destra rappresenta l'Italia, là dove sono le aree azzurre sono i registri tumori in attività, le aree rosse i registri tumori accreditati, le aree celeste i registri tumori in fase di accreditamento, le aree bianche sono le aree sprovviste dei registri tumori. La provincia di Frosinone è sprovvista dei registri tumori. Sono 43 in tutto, divisi in 38 registri tumori di popolazione che analizzano i tumori che colpiscono una determinata popolazione in un determinato territorio e 5 registri tumori specializzati, ovvero si interessano soltanto ad esempio ad un determinato tipo di tumore, tumori di mammella, del colon retto, oppure per singole fasce d'età, ad esempio i tumori pediatrici. Cosa si intende per registrazione dei tumori? Nel momento in cui un medico o gli operatori sanitari diagnosticano un tumore in una persona, registrano questo dato, a quel punto il registro tumori segue l'evoluzione della malattia nel paziente, analizzando sia le terapie, sia le metodi di screening e di diagnosi. Questo è importante perché è l'unico metodo per sapere effettivamente quali sono i tumori che colpiscono le persone in un determinato territorio. Come vedete, questo è il logo dell'AFTUM,
che l'Associazione Italiana Registro Tumori ogni anno pubblica dei dati che sono disponibili online sul loro sito, e il sito è questo, ed hanno queste principali funzioni: monitorare i trend di incidenza, prevalenza e sopravvivenza dei tumori nel corso del tempo in un determinato territorio o nelle diverse classi sociali, valutano l'efficacia della prevenzione del cancro e dei programmi di screening, valutano la qualità e i risultati della diagnosi e cura dei tumori fornendo dati comparativi sui risultati ottenuti e sui trattamenti, valutano l'impatto dei fattori ambientali e sociali sul rischio del tumore, ad esempio il fumo, quanto possa incidere, l'alimentazione, gli inquinanti ambientali, quindi è importantissimo, riducono le disuguaglianze tra le classi sociali, monitorando le differenze nell'incidenza, nella sopravvivenza e nell'accesso alle cure, sostengono indagini sulle cause dei tumori, forniscono informazioni in supporto ai servizi di counseling genetici per gli individui e le famiglie ad elevato rischio di sviluppare tumori. Sulla destra c'è la locandina dell'unico registro tumori animale presente in Italia, che è dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Gli animali sono le sentinelle del territorio. Il loro metabolismo accelerato gli fa sviluppare in breve tempo molti tumori, e questi tumori sono comparabili e raffrontabili a quelli umani, quindi avere anche un registro tumori animali ci fornisce dei dati in tempi molto minori e potremmo salvare addirittura molte vite umane. Considerando che la nostra provincia è molto ampia e è più inquinata della terra dei fuochi, questa più che una domanda, è una domanda retorica: servirebbe effettivamente il registro tumori in provincia di Frosinone? Adesso l'amplio, servirebbe effettivamente il registro tumori nella regione Lazio? La seconda proposta è l'educazione alimentare. Il sopraggiungere di modi alimentari e la possibilità di consumare dei cibi molto rapidi, come ad esempio fast food, merendine, snack, ha portato ad avere una generazione di bambini obesi e sovrappeso. Questi sono i dati del Ministero della Salute. Tra le cause, la causa principale è la scarsa educazione alimentare, la predisposizione genetica, la sedentarietà, l'ambiente familiare e le condizioni socio-economiche. Su un bambino sovrappeso potremmo avere diversi problemi fisici. Ad esempio, potremmo avere dei problemi a livello osteoarticolare per il peso. Un bambino sovrappeso o obeso può sviluppare patologie cardiache da adulto, avere delle apnee notturne e quindi difficoltà respiratorie. A livello gastrointestinale potrebbe avere delle intolleranze alimentari e addirittura delle patologie metaboliche e sviluppare il diabete. Ma non solo soltanto i problemi fisici del bambino, potrebbero esserci anche dei problemi psicologici. La rivista Pediatrix ha messo in evidenza che il bambino obeso è più facile che venga deriso e preso in giro dai suoi coetanei e quindi essere soggetto a fenomeni di bullismo. Per questo, per l'educazione alimentare, l'unica cosa che abbiamo come arma è la prevenzione. Noi crediamo che a partire dalle scuole ci debbano essere ore di educazione alimentare. Non c'è bisogno di inventarsi dei programmi o altro. Basta andare sul sito dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione e scaricare questi tre manuali e darli a tutte le scuole. Non è difficile. La terza proposta che facciamo è le passeggiate della salute. Come abbiamo detto, il nostro stile di vita ci ha costretto ad abbandonare delle sane abitudini a favore, ad esempio, della sedentarietà. Un noto gadget medico diceva 10.000 passi al giorno per vivere meglio. Noi vorremmo mettere in evidenza come una semplice attività a costo zero possa migliorare la vita. E questo anche perché studi scientifici hanno dimostrato che camminare con continuità ogni giorno non solo migliora la vita, ma allunga rispetto alle persone che sono sedentarie. I benefici soprattutto del camminare li vediamo tutti quanti. A livello metabolico aumenta la produzione delle endorfine, già nei primi 10 minuti riduce lo stress, riduce l'ansia, elimina la rabbia, e innanzitutto il camminare brucia molti più grassi rispetto al correre. A livello muscolare fa utilizzare i muscoli della spalla e delle braccia, tonifica il tono degli addominali, rinforza i muscoli delle gambe. A livello osteoarticolare rinforza il tessuto osteo, riducendo l'osteoporosi e l'artrosi, patologie delle persone anziane prevalentemente. A livello cerebrale riduce il rischio di Alzheimer. A livello polmonare riduce il rischio di prendere raffreddori e influenze. A livello cardiaco aumenta la salute del cuore, ne riduce la frequenza dei battiti e ne aumenta la contrattilità e di conseguenza regolarizza quella della pressione arteriosa.
Sappiamo tutti che l'ipertensione arteriosa è la prima causa degli episodi anginosi, delle ischemie cerebrali e degli infarti del miocardio. Ma perché abbiamo fatto queste tre proposte semplici, cioè relativamente semplici? Perché? Perché abbiamo analizzato le cause di morte nella regione Lazio. Il 75% delle persone muore per questi problemi. Applicando queste tre proposte, che si chiamano di prevenzione, ridurremmo almeno del 30% le morti nella regione Lazio e addirittura ridurremo tantissimo, tantissimo gli accessi al pronto soccorso. Aspettate, non ho finito. Il problema è che il problema è che la nostra relazione era rivolta ai sindaci. Questa sera c'è soltanto l'assessore Roiati, che io ringrazio, perché ai sindaci della provincia li abbiamo invitati tutti tramite PEC. Non se ne è presentato uno, o almeno io non ne vedo uno. I sindaci non sono soltanto i primi cittadini, ma sono anche i massimi rappresentanti della sanità a livello comunale. Quindi noi avremmo chiesto a loro di mettersi in prima fila e di istituire le passeggiate della salute, facendosi proprio promotori e mettendosi in prima fila per camminare, di istituire a livello scolastico di ogni singolo comune dei programmi di educazione alimentare. Oggi li fanno, ma li fanno uno spot, in una scuola sì, in una scuola no, quindi non ci servono questi programmi spot, ma devono essere di base. In più vorremmo che i sindaci si impegnassero all'istituzione del registro tumori, ne abbiamo veramente bisogno. Io ringrazio per l'attenzione, noi siamo queste immagini qui, e adesso diamo il via alle domande. Grazie. Il primo che si è prenotato per parlare è l'assessore alla sanità del Comune di Anagni, il dottor Roiati. Grazie, vorrei spostarmi verso di voi per portarvi il mio saluto e quello del sindaco, che per problemi amministrativi non è oggi qui con noi, nemmeno questa mattina, un'altra importante manifestazione, quella della giornata mondiale dell'Alzheimer. Comunque ho il piacere di partecipare. Allora, grazie anche per aver messo l'attenzione su un problema importante, quello della sanità nella nostra provincia. Ho preso un po' di appunti perché gli spunti sono tanti, quindi se dovessimo parlare di tutto farei come l'ultimo consiglio comunale, che ho preso 2 ore e mezza per parlare di sanità, perché sono 10 anni che noi nel mondo delle associazioni ci occupiamo di sanità e anche di proposte per cercare di migliorare quello che è la necessità della domanda di sanità della popolazione provinciale di Frosinone. Con piacere vedo qui anche molti dei miei colleghi nell'ambito dell'associazionismo, anche da Latri, da Frosinone, e poi invito a parlare, perché io vorrei un pochino solamente concentrarmi un po' sull'aspetto del nostro territorio di Anagni, perché ovviamente mi preme un po' di più, senza poi tralasciare nemmeno qualche accenno al problema provinciale, che poi invito Lothar Kohl, invito Sara, il collega, a evidenziare meglio queste problematiche. Allora, come ho detto ad un incontro che ho avuto alla Regione Lazio con la cabina di regia della sanità, Anagni è un limbo. È un limbo perché non ha veramente un riconoscimento giuridico. C'è attualmente un punto di primo intervento che ha delle prestazioni, circa 5.000 prestazioni l'anno, ma che non vengono riconosciute dalla regione perché il sistema GIPS non le registra. Quindi perdiamo circa 800.000 euro di rimborso per mancata registrazione di questi dati. Quindi è una cosa importante. Il problema di Anagni si somma ovviamente al problema della provincia, come dicevo anche mercoledì sera alla riunione che abbiamo avuto, riunione Fiume alla Ladri, fino a luna di notte inoltrata, che ci siamo scambiate tante opinioni, tante idee per portare avanti la nostra lotta per un riconoscimento di un'assistenza sanitaria che sia quella dei LEA, almeno nella nostra provincia. È quello di spostare anche molto di più l'attenzione al di sopra di quello che è la regione, quindi anche invito magari anche voi, visto che vedete, perché abbiamo anche una relazione con il Ministero della Salute, con il Ministero delle Finanze su questo discorso del
potenziamento dell'investimento nella nostra provincia. È chiaro che tutte le scelte che noi abbiamo avuto nel nostro territorio, Polo A, mi concentro un attimo su questo, che ribadisco è Anagni Alari, che ha quasi 130.000 abitanti, teoricamente ha una necessità di posti letto di circa 390, no? Facendo il 3 per 1000. Attualmente abbiamo aperto solo l'ospedale di Alari, forse siamo rimasti a 100 posti più o meno, quindi nel nostro territorio ne mancano 290, quindi già solo posti letto già assistiamo, però diciamo... Ha letto le slide? Io? Sì, le ho lette, però insomma le ho interpretate, le ho capite in un certo modo, quindi le ho lette, poi vediamo anche un po' altri dati che stavano su quelle. Del resto anche quando noi nel 2010 abbiamo avuto la chiusura dell'ospedale per decreto Polverini, decreto 80, anche lì non hanno mai loro analizzato i dati reali del nostro ospedale, cioè si sono messi seduti, quello che io ho detto agli allora commissari, anche lì ho avuto un incontro con loro, gli ho detto queste testuali parole, vi siete seduti a tavolino con la riga, avete fatto per macroare e poi avete scelto gli ospedali da chiudere, senza domandarvi cosa si facesse in queste strutture e a cosa servissero queste strutture e a chi. Quindi questo è il dato di fatto, quello che più o meno sta succedendo anche adesso. Quindi una delle vostre domande era quella importante: che cosa c'è su questo territorio, cosa serve adesso ad Anagni per fare questa buona sanità, no? La sanità che funziona. Cioè, noi ci siamo fatti promotori di tante proposte che sono andate avanti in questi ultimi mesi proprio per avere una sanità degna di questo nome. Non da ultimo l'ultimo incontro che abbiamo avuto il 6 di agosto con la cabina di regia della sanità, con Alessio D'Amato, siamo andati con una rappresentanza di tutti i sindaci dell'area nord, quindi nove sindaci che ho accompagnato per fare, diciamo, un pochino un excursus tecnico sulle nostre necessità, presentando un progetto che si va ad integrare un po' alle esigenze anche del territorio più ampio che è quello della provincia di Frosinone. È chiaro che un problema importante è quello della mancanza di investimenti nel nostro territorio, e questo è fondamentale. Questo porta ad una carenza di personale, porta ad una carenza di tecnologia. Ormai la medicina è tecnologia, non è solo il rapporto medico-paziente, ma a questo si aggiunge la tecnologia. Quindi noi paghiamo in maniera importante la mancata programmazione e il mancato aggiornamento tecnologico. Questo porta anche un altro dato importante, cioè la mobilità passiva. La mobilità passiva non è solamente per alta specializzazione, che potrei anche comprendere, trapianti, aspetto cardiocircolatorio, ma ormai la nostra mobilità passiva sia anche per un'attività e un'assistenza di media bassa qualità. Non qualità nel senso di prestazione, nel senso di necessità di ricevere assistenza. Quindi se andiamo a vedere dei dati sempre di questa slide, abbiamo come terzo, quarto ospedale di mobilità passiva l'ospedale di Colleferro. Lungi da me di sottovalutare l'importanza dell'ospedale, ma i cittadini dell'area nord, 1324 se vado a mente, o 1321 pazienti che si sono ricoverati all'ospedale di Colleferro, si sono ricoverati lì per delle prestazioni di assistenza sanitaria di media bassa assistenza, ecco, non qualità, assistenza, quindi per fare un'ernia, per fare una colecisti, per partorire, e circa 109 DRG sono stati fatti per l'aspetto cardiocircolatorio. È chiaro, abbiamo chiuso anche Anagni, l'UTIC e la cardiologia, e i pazienti si sentono male, non è che noi chiudiamo le strutture e poi il paziente non c'è più, quindi non ne ha più necessità di quel tipo di assistenza. Se in una cardiologia si facevano 150 accessi inutili, che questi adesso si faranno 50 a Frosinone e 109 a Colleferro, quello è ovvio, con sovraccarico anche di lavoro per un ospedale ridotto come lo è anche quello di Colleferro, che sta subendo anche lì dei tagli comunque importanti. Scusi, assessore. Forse è troppo lungo? Sì. Troppo lungo, aveva ragione. Però ecco, quello, il messaggio che volevo
dare anche a voi è questo, cioè noi negli anni abbiamo sempre portato avanti dei progetti anche realizzabili se avessimo avuto l'interlocutore che li avesse realizzati. Sono stati progetti presentati varie volte, dal 2010 ad oggi, forse abbiamo presentato 4-5 progetti per quanto riguarda lo Smile di Anagni e siamo ancora in attesa di avere un riscontro a questo. Vabbè, non mi dilungo altro perché l'avevo premesso, se no terrò io in banco tutto il tempo. Grazie di nuovo. Grazie a lei. Carlo, Carlo Di Paolo del Comitato Salviamo l'Ospedale di Anagni. Certamente se voi vi trovate qua, forse sia per i 5 Stelle di Anagni o quando informato, ma c'è, sarà anche un rio per cui siete qui, siete ad Alati, per esempio al Frosinone, perché probabilmente percepite che qui la situazione è quella più, forse più drammatica di tutta la provincia. Se qualcuno ha detto che la provincia di Frosinone è il ventre molle del Lazio, Anagni è il ventre molle della provincia di Frosinone. E ve lo spiego subito. No, il discorso è buono, generale, però cerco di andare un po' sul concreto anche per fare delle proposte cioè, che poi arrivano in regione. Cioè, nel caso, cioè come vengono trattati, ad esempio, il codice rosso di Anagni, c'è differenza tra Anagni, per esempio, Frosinone. C'è differenza tra Anagni, per esempio, Frosinone e lo stesso Ferentino. Perché voi sapete che un codice rosso, cioè arriva l'ambulanza, senza Anagni non ci sono due ambulanze che coprono diciamo 7-8 comuni e sono senza medico. Stessa mia madre, codice rosso, arrivava l'ambulanza con l'infermiera. Poi che succede? Succede, può succedere anche qui a noi, cioè sotto attacco cerebrale, infarto, viene l'ambulanza di porta, praticamente un'infermiera di porta verso Frosinone, incidente stradale, successe tanti. E ti porta verso Frosinone, a Ferentino ti raggiunge un medico, perché Ferentino c'ha il medico nell'ambulanza, questo magari sta a mangiare, scende giù sulla casellina, ti esamina, a quel punto raramente chiama l'elicottero e ti fa proseguire il viaggio a Frosinone. Frosinone che è un ospedale di idea primo livello, cioè che significa? Che è un ospedale dove non esiste la chirurgia toracica, non esiste la chirurgia cerebrale, non esiste la chirurgia vascolare. Per cui praticamente ti assistono e ti accompagnano alla morte, come è successo anche recentemente a persone più giovani di me. E questo è il dramma. Questo succede in particolare ad Anagni, non succede ad altri ospedali, perché poi il filo conduttore, che un po' avete detto tutti, avete toccato, è che purtroppo stiamo in mano, oltre che a delle persone pure incompetenti, ed è la cattiva politica, diciamo, che determina, dove esiste magari il consigliere regionale, un occhio di particolare, dove esiste il senatore, un occhio, cioè diciamo che stiamo nei tagli e nei tagli, l'obiettivo è quello di tagliare. E attualmente si vede dall'opera della regione, perché dietro lo mastropono c'è la regione, si vede che l'intenzione è quella di portare da 4 ospedali a 3, per cui si è attaccato prima Sora resiste, si è provata là, ora si prova da là, è forte politicamente, anche se chiaramente paga lo scotto che è a 13 km. Per cui si ritorna indietro. E la tecnica che diceva anche, cioè sono proprio, è quella di portare una popolazione di 550.000 abitanti, Rieti c'ha 150.000 abitanti in una provincia, Chieti c'ha 300.000 abitanti e 8-9 ospedali, Potenza c'ha 400.000 abitanti e 9-10 ospedali, per cui noi paghiamo lo scotto di stare nel Lazio a servizio, ad essere il terreno di conquista di Roma. In sostanza, punto questo qui e faccio anche la proposta io, perché così stasera me ne andavo. Cioè, a Penile Roggione c'era il famoso soccorso rosso, negli anni 70, dove ci stavano le persone, praticamente, perché qui c'abbiamo tanti cittadini, che poi chiaramente, io l'ho chiesto ecco, anche l'assessore Royale, che qua, oltre che assessore, faceva parte del comitato, fa parte del comitato, esposti, denunce, si investe la procura della Repubblica di Frosinone, omissione di soccorso, ma i cittadini vengono abbandonati, perché adesso non solo dice adesso che faccio, io ci parlo, dice che allora, io infatti l'ho detto a tutti i consiglieri, allora voi per esempio fate un pool, mettete una parte dei finanziamenti regionali che mettete da parte,
Gli abbiamo i finanziamenti regionali. Finanziamenti, perché voi mettete da parte già lo stipendio, per cui parte per magari, oppure volontari, soprattutto legali, appena ci sono questi casi, perché questi sono casi, perché tranne, almeno per questa zona, che purtroppo politicamente non è così forte e che adesso speriamo sta cambiando lentamente, almeno per questa zona, investire la Procura della Repubblica con denunce di diciamo in tappe di 5 stelle e 31 casi, e poi con i vostri legali volontari preparare, che poi di fatto è un esposto, denuncia essenzialmente, e saranno queste le cose che cambieranno, che cercheranno di portare intanto le scarse risorse, le scarsissime, perché poi l'obiettivo è quello di portare a 3,7, 3,8 come tutti, però le scarsissime risorse, non a macchia di leopardo, dove sta il senatore Ferentino, e la Mastrobuono mi ha detto, insomma, non scoccia, mi potremmo mettere, forse mi potremmo coprire con la cassa della salute che faremo a Ferentino, come dice, una zona, perché poi stiamo parlando di Anagni, ma parliamo, per quel discorso che dicevo, non è che con le ferro sta 10 km, perché il discorso che fa, loro ti prendono e ti portano all'ospedale di riferimento per Frosinone, 45-47 km da Serone a Afro, per cui ci sono una sanità a macchia, è la cattiva, praticamente cattiva, cattiva politica. Discorso, per esempio, interessante, chiaramente è quello dei fari, poi costa anche relativamente poco, il registro dei tumori, tutto il Lazio è coperto perché è 9,2, contro la media dell'Italia Nord è il 45%, una cosa del genere. Poi dove si fa per cambiare la cattiva politica? Io voglio bene all'ospedale di Sofri, chiaramente. E dove si fa il polo oncologico? Questa è la zona, la terra dei fuochi laziale, si fa Sora. Perché Sora, giustamente, Sora deve conservare l'ospedale. Magari pure c'è. Invece, e questa è un'altra lotta, visto che, anche perché, diciamo, gli onorevoli, anche se sono viste anche proposte di finanziamenti di 200-300 euro per manifestazioni culturali magari della propria città, quando magari con 56 euro si mette a una delle 44 zone più inquinate di casa, si fa un'opera di... Il discorso è non si sente, mi spiace. Sì, anche a lei dico di stringere un pochino, perché... Ho finito. E per cui, niente, il discorso è tutto un filo della politica e della cattiva politica. Anagni non è stato il fato che l'ha fatto chiudere, è stata la nostra cittadina cattiva politica, ci siamo affidati a persone, come ne ha parlato poi la cronaca nazionale, che in qualche modo, cioè, non si sono assolutamente interessati a difendere il proprio ospedale, purtroppo. E adesso il discorso è molto, vale il discorso del morso tuo a vita mia, chi è più forte sopravvive, chi è più forte difende e salvaguarda le proprie garanzie. Comunque, andare avanti con questo discorso, penso questo dell'ufficio legale di essere operativo, che non sia stasera la riunione che la vorrete fare anche a Frosinone, visto che l'argomento era, ma se siete tutti Anagni è perché Anagni, cioè adesso Anagni si può morire, si muore facilmente. Lo stesso sindaco ieri di Colleferro ha detto che già a Colleferro sono aumentati, perché gli anni ci saranno dei tagli a favore di palestrine e tivoli, sì, sono aumentati il 10% le morti. Anagni saranno anche 15-20%, perché attualmente no. Cioè un ragazzino dal Pio incidentato ci ha messo praticamente, prima di arrivare all'Umberto I, attraverso questo girone infernale, partendo dal Pio, arrivato a Ferentino, Frosinone, elicottero, ma non l'elicottero dentro l'ospedale. Ci sono pure 3 ore, conteggiare con gli amici dell'ABER, 3 ore per arrivare all'unica sala ad Umberto I, ed è morto un ragazzino, cioè in quel caso parte deve partire una denuncia, è così, allora significa essere dalla parte dei cittadini. Grazie. Allora, le risposte agli interventi le faranno anche molto dopo. Io vorrei soltanto dire una cosa: a noi non interessano politici forti, a noi interessano cittadini forti, questo è quello che ci interessa. Roberto Sarra del Comitato San Benedetto di Alarmi. Roberto Sarra, io di mattina fino alle 2-3 faccio il medico, poi due pomeriggio a settimana e di notte faccio il comitato, un po' di cose così che conoscete. E allora,
vediamo di essere veloci, mi sono preso gli appunti spot. L'onorevole ci stimolava a vedere quelle diapositive, l'ultima, prendiamo l'ultima. Io non ho avuto tempo di farle perché ho risaputo la fiaccolata, le cose che abbiamo fatto con l'ordinamento, ma hanno un po' preso in quest'ultimo tempo, già ancora ieri eravamo davanti alla direzione sanitaria con un pullman e i manifesti, quindi oltre alla parte diciamo di studiare le cose stiamo anche dalla parte proprio che fa il contraltare della direzione, perché come diceva l'onorevole, se sono incapaci all'università li bocciamo, invece qui facciamo finta di niente e allora bocciamoli lo stesso, però la voce poi io sì faccio il comitato, non prendo tante responsabilità, ma comunque sono sempre un dipendente. Chiedo il vostro aiuto, la vostra comunità parlamentare per essere più attivi e fare qualcosa di più. Questa c'è una marea di stronzate, ogni rigo almeno 5, no? Perché tanto per essere chiari, perché io non sono del Movimento 5 Stelle e si poteva pensare che magari loro usassero, questa è una diapositiva di conclusione. Miglioramento della prestazione sociosanitaria è funzione della qualità dell'impegno e dell'empatia del personale dipendente a cui la ASL è contraria in tutto e per tutto. In questi ultimi 6 mesi in particolare loro hanno ostacolato il lavoro del personale in tutti i modi, adesso vengono a dire che il risultato è funzione dell'impegno del personale. Buon livello di funzionari, modelli organizzativi, quali modelli organizzativi hanno nominato in 6 mesi, ditemi un reparto, io vi dico quanti primari hanno nominato in questi 6 mesi. Nel nostro reparto di ostetricia prima Baldaccini, poi gli Ozzi, poi Salvatori, adesso di nuovo gli Ozzi che tra un mese va in pensione, quindi vi sembra un modello organizzativo, 4 nomine in 6 mesi, quindi hanno messo uno contro l'altro cercando di disgregare anche quel poco che funzionava. La qualità e l'occuratezza dei piani, assolutamente niente, non si parla di niente, non si vedono mai in ospedale, non hanno fatto nessun piano, ce l'hanno un piano veramente? Stanno occupandosi dei reparti che funzionano, stanno disgregando i laboratori analisi che funzionavano, non c'avevamo nessun problema in questa provincia con la laboratorio analisi e adesso li chiudono. L'ematologia funzionava, c'erano 6 medici, adesso ce n'hanno 2, non funzionano. L'otorino, un otorino che va in pensione, chiudono il reparto di otorino a Pordenone, stanno disgregando tutto, quali piani? Cioè il piano premeditato di disgregare e portare tutto su Roma, questo sì. Di un paziente, cioè il miglioramento delle prestazioni sanitarie è funzione di un paziente. Oh, ma ragazzi, ma ci facciamo di queste cose, cioè è funzione di un paziente, ma che cazzo significa? Non sanno nemmeno, cioè giusto per riempire la pagina proprio. Della capacità di saper riconoscere gli errori e portare in corso d'opera tutte le modifiche. Ma quali modifiche? Noi glielo stiamo dicendo al coordinamento da mesi e mesi, ne abbiamo portato i motivi. Il motivo per cui non funziona Frosinone, lo sapete, no? Non chiudono i pronto soccorsi, se li apre il medico A, poi il medico A stacca. Bisogna aspettare per chiudere quel pronto soccorso, il medico A che monta 24 ore dopo. E noi gliel'abbiamo detto, e loro lo sanno, non hanno fatto niente, quindi, ma riconosce gli errori, li sanno e non hanno fatto niente. Ma soprattutto dipende dalla partecipazione responsabile e appassionata della comunità. Abbiamo fatto le riunioni, il Consiglio Comunale ha aperto a Frosinone e se n'è andata, ha fatto una dichiarazione e se n'è andata, le associazioni, che insomma poi non sono associazioni gente incazzata e basta, sono associazioni che sono medici, abbiamo analizzato i dati tecnici, informatici, proprio Vittorio e altre persone. Non hanno mai sentito le comunità che adesso dicono che il risultato funziona la comunità, veramente una cosa drammatica. Quindi io mi prendo l'onere di studiare bene queste diapositive, perché poi noi abbiamo fatto la protesta con il coordinamento, non siamo entrati, perché non so se tutti si sanno che quella era una conferenza stampa imbrogliona, perché era stata spacciata come una conferenza locale della sanità, che è una cosa ben precisa, l'insieme dei sindaci, del direttore generale dell'ASI e delle associazioni se venivano invitate. Allora ha fatto finta di invitare tutti, ma in realtà Ottaviani, che è il presidente dei sindaci, della conferenza dei sindaci, non l'aveva convocata. Quindi un imbroglio enorme anche solo nell'invito. Va bene, quindi abbiamo detto un po', analizzeremo. Non è invitato Ottaviani, non è venuto. Ma io il giorno prima gli ho chiesto, scusami Nicola, hai per caso, perché qui c'è noi abbiamo la lettera di invito con scritto conferenza locale della sanità. E io altrimenti mi ha detto io non ho invitato nessuno, non è la conferenza dei sindaci né la conferenza locale della sanità e io non vado a una conferenza stampa, c'ho qui il messaggio se lo volete vedere sul telefono, quindi non ci sono dubbi. Un'altra cosa, allora la bocciamo questo marzo buono, ma lo dovete dire a voce alta, perché io lo dico qui, cioè. Una cosa molto velocemente, allora questa è una slide del primo anno, della prima lezione del corso di scienze infermieristiche.
Okay. Quindi nemmeno tanto un corso elevato, perché non è un problema. Cioè, quindi penso che si può trovare lì, cioè quello della sanità che noi vorrei. Tu inizi, fai da primo, questo è più o meno il tuo ideale, perché inizi a partire, poi dopo devi entrare nel merito. Ma non è una slide che determina la progettazione di un'ASLA che è in sofferenza, che è in enorme sofferenza, in cui chi ha bisogno effettivamente di dati aggregati in maniera comparativa rispetto a prima, rispetto a dopo e dal punto di vista geografico e rispetto a tutti i reparti che sono stati anche citati da voi che siete sul territorio, visto che lei parla di comunità. Insomma, è una persona che prende 200.000 euro l'anno, che ha un direttore amministrativo scelto da lei, molto ben pagato anche da lei. Cioè, noi stavamo pensando anche di andare dal rettore della LUISS, dove lei fa questo master in sociologia dell'organizzazione sanitaria, per dargli le slide e dire al rettore: scusi, ma secondo lei questa roba qua cos'è? Beh, non si vergogna di avere un docente che produce una cosa di questo genere, perché questa forse è una delle cose da tenere in considerazione. Ma poi, in ultima cosa, vorrei dire che tanto si parla in Parlamento della responsabilità civile dei magistrati, forse bisognerebbe cominciare a parlare della responsabilità civile dei politici che fanno le leggi e anche dei dirigenti apicali, e soprattutto prendere profondamente in considerazione il tipo di danni che può fare un'omessa programmazione. Un'omessa, perché questa è un'omessa programmazione, non c'è questa cosa. Questa è abbiamo detto che è un prendere in giro i cittadini, perché io la slide che ha fatto vedere Fernando come bacino, densa, perturbata e però questa è la prospettiva del piano sanitario regionale, e questa è la prospettiva che ci sta davanti. Allora credo che noi dobbiamo riflettere un tantino, e credo che avremmo fatto bene anche qui a pensare di più a che cosa è questo movimento che stiamo creando e alle sue prospettive. E per avere prospettiva e per vincere la battaglia abbiamo bisogno di aggregazione. I cittadini si devono organizzare in ogni comune. Abbiamo cominciato con Sora, con Alatri, con Frosinone. Si deve estendere tutta questa organizzazione a tutta la provincia per riprenderci in mano i nostri destini e per porre le basi di un rilancio e di una rinascita questa provincia, altrimenti ci uccideranno con le discariche e con gli inceneritori. Sono da Collefero a San Vittore del Lazio inceneritori e discariche. E se non abbiamo qualcosa di più ad Anagni, l'inceneritore unico in Europa che doveva bruciare tutte le parti non metalliche dell'auto, lo dobbiamo alla resistenza, alla lotta, all'iniziativa dell'associazionismo di Anagni, perché gli altri non hanno risposto. E se non abbiamo l'inceneritore dell'amianto a Villa Santa Lucia è perché l'associazionismo di quella zona ha reagito, ma non abbiamo avuto a fianco di queste lotte i rappresentanti istituzionali, regionali e nazionali. E allora dobbiamo fare una svolta anche da questo punto di vista. Noi la vinceremo la battaglia se sapremo saldare tutti quei movimenti che ci sono sul territorio di questa provincia. Voglio dire la Rete UASA, la LIP, il coordinamento per la sanità, l'associazionismo in genere. Dobbiamo farlo noi, perché i partiti sono agenzie di affari. Uscirà un articolo firmato dalle associazioni a questo proposito domani sulla stampa, perché stiamo assistendo a un indecoroso spettacolo rivoltante per quanto riguarda la presidenza della Safra e le elezioni della provincia. Noi dobbiamo protestare. È il cittadino che deve riprendere in mano il suo destino. Non possiamo stare ad aspettare che qualcuno ci regali qualcosa. E dobbiamo alzare il tiro.
E poi voglio dire una cosa a questi nostri amici: dobbiamo alzare il tiro anche nella denuncia. In quella sala a fianco il dottor Zotti qualche anno fa venne a dirci che a Nagni si costruiva l'ospedale nuovo e partiva dalla giunta Marazzo. E Marazzo, quando veniva qui, nelle varie occasioni pubbliche, ha ribadito che a Nagni doveva avere l'ospedale nuovo. E c'erano anche gli assessori di Nagni, che allora, se non vado errato, era Mario Michelangelo. E l'ospedale nuovo non l'ha mai avuto, perché mentre ci dicevano questo ci toglievano piano piano quello che avevamo fino a ridurlo a zero. E poi è venuto il decreto 80 con la Polverini e con le potenze di Abruzzese, presidente del Consiglio, e Fiorino, capogruppo, il più votato nella nostra provincia, che non era proprio intenzionato a salvare l'ospedale, perché passava il suo tempo a fare tutte le cose che ognuno di noi conosce. Ora, questo lo dobbiamo sapere, perché è storia, e quindi dobbiamo farci carico di questa esperienza per poter conseguire i nostri risultati. E le proposte che abbiamo avanzato debbono passare, non dobbiamo retrocedere. Ai nostri amici voglio dire che bisogna fare, inventarci qualcosa a livello nazionale e a livello regionale, perché deve saldarsi questo movimento popolare con il livello istituzionale. Non possono esserci iniziative separate, devono essere un tutt'uno, perché se noi facciamo questa saldatura, insieme lavoriamo, per questo la vittoria si porta a casa. E noi non possiamo tollerare, per esempio, che la Mastrobuono, io credo che voi dovete chiedere immediatamente le dimissioni della Mastrobuono, come l'abbiamo chiesto noi, perché qui non è solo la strategia della sanità, ci sono le piccole cose. Ma in un ospedale come Frosinone non puoi fare il campo visivo alla divisione oculistica. L'elettromiografia si è rotta nel momento in cui è entrata in funzione quella della Città Bianca. È strano, ma è così. I raggi X prima si facevano all'ambulatorio senza prenotazioni. Nel momento in cui è entrata in funzione questa specialità data alla Città Bianca, si fanno le prenotazioni. I tempi non sono più quelli della giornata, ma sono procrastinati. E non possiamo noi tollerare per la Casa della Salute che si dà un incentivo ai medici di 50 euro per ogni paziente che fanno ricoverare. Cioè l'impegnativa del ricovero comporta un premio di 50 euro. E non possiamo tollerare che per gli holter cardiaci non ci vogliono i soldi e i tempi che voi dite, ma sono molti più lunghi, perché li ho prenotati anche personalmente. E a Frosinone, mentre si portano 82 milioni di euro a Roma, non si spendono pochi euro per comprare gli holter cardiaci e le macchinette per gli holter cardiaci e gli holter pressori. E ci stanno ancora quel scatolone che danno fastidio, mentre io ho visto un apparecchietto così piccolo come un accendisigari che ti metti al petto e non dà nessun fastidio quando lo devi fare. Ecco, partiamo da queste piccole cose per sfareare un attacco senza precedenti a Zingaretti e ai suoi rappresentanti, direttori generali, perché si deve invertire la tendenza non solo in questa provincia, ma in tutta la regione. Vi ringrazio. Paolo Andigeno, deputato Salvini. Allora, buonasera a tutti.
volevo parlare soprattutto con Massimo, perché io, come detto, non ho capito granché delle slide, ma io sono ancora un po' più ottusa di voi, perché io me le sono fatte, sono stata quel giorno e quindi le ha spiegate la Mastrobuono, quindi non ci sono arrivata nemmeno con la spiegazione. Per cui ho cercato di fare delle domande abbastanza semplici per capire un pochino di più dove si voleva arrivare. La prima domanda è stata sulla Casa della Salute, perché lei ha spiegato il percorso diagnostico diabetologico che si fa a Ponte Corvo, affiancati quindi questo percorso ci sono dei medici specialisti. Io ho chiesto semplicemente, ma questi medici specialisti, queste visite specialistiche, le faremo in loco? Questa è stata una delle prime domande. Poi lei ha parlato che ci sono delle assunzioni che si possono fare all'interno della Regione Lazio solo di 31 medici e 40 infermieri per tutta la regione. È ok. Dopodiché ha parlato di 20 posti letto per ogni casa della salute, quindi se facciamo i conti 20 per 4 sono 80 posti letto e non mi tornavano più i conti. Allora le ho chiesto scusi. Ma se abbiamo solo la possibilità di prendere 31 medici e 40 infermieri, come facciamo a coprire il personale delle case della salute se queste, le persone, i medici specialistici devono stare al loro interno? E poi infine ho chiesto se effettivamente stanno così le cose, i poli, la radiologia, la medicina di laboratorio va potenziata, non va depotenziata come sta succedendo per il laboratorio di Isola del Liri. Lei all'inizio non ha voluto rispondere perché ha detto che ero troppo tecnica, quindi a questo punto ho detto ma forse i cittadini qualche conto se lo vogliono anche fare, perché lei mi parla di 20 posti letto per una casa della salute, ma mi manca di personale che manca. Allora ho avuto poi alla fine, gli ho detto io sto parlando alla cittadina, vorrei comunque una risposta. Ho avuto queste risposte, che per quanto riguarda il personale delle quattro case della salute, forse cinque, loro hanno fatto già richiesta alla Regione Lazio, hanno già inviato e hanno fatto tutti i calcoli, ci sono, quindi ci sono. Ma la cosa più bella ha detto, perché io ho detto però dobbiamo coprire anche con le attrezzature queste case della salute, ha detto ci sono anche quelle, è stata già fatta una richiesta alla Regione Lazio di circa 3 milioni di euro per le attrezzature delle case della salute. Questo, per le case della salute sì. Quindi questo è quello che mi è stato risposto, per cui è vero, quelle cose sono incomprensibili, ma a me sembrano comprensibili anche le parole della Mastrobuono, perché a me queste cose veramente, i conti non tornano, per cui anche a Davide Barillari di preoccuparci di vedere se effettivamente queste cose sono state mandate. Io ho il video, quindi queste parole sono state dette, ho il video di quello che ha detto, il piano di strumentazione è stato già inviato alla Regione Lazio per e sono state attribuite a questo piano 3 milioni di euro. Quindi attenzione, queste cose vanno, io sono cittadina, quindi sono ottusa, però mi sono sentita di chiederlo. Grazie a tutti. Un'altra cosa però volevo rispondere, perché è vero che i politici non si sono mai interessati a questa cosa se non per i loro scopi, però io non è che tiro l'acqua al mio mulino, ma io quando ho dovuto chiedere qualcosa a loro l'ho sempre avuta. Grazie. Allora, grazie. Grazie Alessi. Buonasera, sono Flavia Alessi dell'associazione Mamme Anami Amami. Allora, volevo riagganciarmi a due questioni. La prima è quella della prevenzione e dell'educazione alimentare nelle scuole. Ci sembra interessantissimo, naturalmente, magari partirei un po' prima, intanto da una selezione dei fornitori, che attualmente non c'è, perché pare che ci sia un contratto pluriennale con una certa cooperativa, come si chiama? La Cascina. Esatto. Che fornisce non solo cibi di dubbia qualità, ma anche non stagionali. Quindi abbiamo questo doppio problema intanto.
comincerei con pubblicare il menù dei cibi che vengono forniti a mensa, non dico tutti i giorni ma tutte le settimane quantomeno, e farei un menù stagionale per abituare i nostri figli a mangiare solo ciò che è di stagione. Noi genitori naturalmente ci rendiamo disponibili a occuparci della selezione dei fornitori, che in zona ci sono molti che fanno agricoltura sinergica, biologica, biodinamica, quindi insomma partirei da lì. Poi vediamo un attimo, ecco, c'è una commissione di genitori che vigila sulla mensa ad elezione triennale, che una tantum va a controllare in mensa cosa venga, cosa viene cucinato, però pare venga annunciata prima, molto tempo prima, e questo ci sembra insomma improduttivo, cioè che una commissione di genitori venga annunciata per un'ispezione in mensa, ci sembra inefficace. E l'ultima cosa di cui, a cui mi volevo agganciare è questo registro tumori. Noi sappiamo che l'incidenza dei tumori infantili in zona, e non solo infantili, è altissima, quindi a noi come associazione di mamme e papà interessa la tutela in primis dei bambini, quindi vorremmo lanciare una provocazione senza alcuna vena polemica. C'è una raccolta fondi in atto per l'acquisto di un mammografo per l'ospedale di Anagni, e per lanciare un segnale che, voglio dire, questa raccolta fondi è stata istituita per lanciare il segnale che l'ospedale di Anagni è ancora vivo, è ancora in attività. Siccome ci sembra prioritaria l'istituzione di un registro tumore, destiniamo questi soldi che già ci sono piuttosto che all'acquisto del mammografo, che può essere sempre acquistato magari in un secondo momento. Fate l'emozione, grazie. Grazie Flavia, ti rispondo soltanto sull'educazione alimentare. Per problemi di tempo non ho potuto approfondire il discorso, però sui manuali dell'IRRAN già c'è scritto prodotti a chilometro zero, che i genitori vigilano, c'è scritto. Sì, sì, no, no, che ho capito, però se già si impegnassero i sindaci a farlo sistematicamente in tutte le scuole della provincia, vedrai che le cose cambiano. Tranquilli, noi siamo qui, siamo cittadini, non siamo politici. Grazie. Allora, abbiamo finito con le domande, con gli interventi. Una sola? Sì. Grazie a voi per questa bellissima giornata, perché ci avete dato modo di parlare di sanità. Noi dal 2003 che stiamo parlando di sanità ai cittadini di Anagni, e non solo. Se dici chi sei, perché... Sono Cinzia Belardi, del coordinamento che si occupa della difesa della sanità sul territorio, nonché la segretaria dell'associazione Diritto alla Salute, sempre in prima fila. Volevo ricordare ai presenti che grazie a diversi cittadini, tra cui anche Carlo Ribaudo, noi abbiamo fatto la denuncia, abbiamo denunciato, abbiamo presentato un ricorso, tanti ricorsi, abbiamo fatto tirare i soldi fuori dalle tasche della gente, non solo di Anagni ma di tutto il nord Ciociaria. E c'è stato, abbiamo quindi seguito le vie legali proprio per il diritto alla salute, per l'articolo della Costituzione. E adesso ne facciamo partire un altro, c'è tempo fino adesso ad ottobre, vero Anna, non mi ricordo. Ecco, noi chiediamo il vostro appoggio del Movimento 5 Stelle, se appoggiate anche questo ricorso, perché per noi è stata una violenza, un abbandono dei cittadini del nord Ciociaria, chiudere l'ospedale di Anagni, azzerare del tutto l'offerta sanitaria sul nostro territorio. Stanno morendo troppe persone per cause inutili e per scelte sbagliate. Io propongo anche di cancellare quel nome scritto da dietro, sindaco Franco Fiorito. Mi faccio anche promotrice di una raccolta di firme per questo. Noi vi ringrazio per questo incontro, grazie. Grazie a te. Dai, una chiusura, poi Luca e Massimo. Allora, innanzitutto partiamo dalle proposte che avete fatto, le ultime tre. Io direi, se riusciamo a sviluppare le due in ambito comunale o regionale, può essere una mozione per impegnare, diciamo, la regione a promuovere forme di formazione delle scuole, se possiamo arrivare a cercare di trasformare le proposte in atti legislativi. Registro tumori, ci sono importanti novità, nel senso alcuni membri della maggioranza regionale hanno firmato, quindi sembra che il registro tumori arriverà. Noi faremo pressione in ogni modo, è una battaglia di civiltà oltre ogni schieramento politico, però ci sono
molte prospettive che la cosa possa passare, anche perché noi sta proponendo registro tumori a tutte le ASE, tutti ci dicono che sarebbero pronti. Abbiamo fatto un incontro in dicembre dello scorso anno con la Giunta, era disponibile anche la Giunta a trovare, diciamo, finanziamenti nel piano di rientro, ha già identificato l'IFO come centro di raccolta dei dati, quindi è da febbraio questa legge è stata presentata, era già tutto pronto, ma poi per motivi politici si è fermata. Però adesso si sta bloccando, quindi dovrebbe arrivare il registro tumori, che sarà veramente una vittoria di tutti i cittadini. Screening neonatale è stato accennato anche a questo, è presentata una proposta di legge anche su questo, mentre una mozione è stata bocciata perché non serviva. Quindi lo screening neonatale non serve, questo la Regione Lazio ha detto, però ci abbiamo riprovato con una proposta di legge che stiamo così depositando proprio in questi giorni, quindi speriamo che anche questa vada in commissione. Direttore generale, nostro buono, è chiaro che noi non l'avremmo neanche nominata, ci siamo opposti proprio alla sua nomina per vari motivi, abbiamo votato contro, ma poi tutti hanno votato a favore, i risultati sono quelli di quello che sta combinando. E dall'esperienza della nostra buona, l'esperienza della nostra buona di altri direttori generali condannati alla Corte dei Conti, incompatibile, eccetera, mi ha fatto una proposta di legge per evitare che altri come la nostra buona e altri personaggi della stessa risma in futuro vengano nominati direttori generali. Quindi una proposta di legge che rivede tutti i criteri di nomina, in ottica poi trasparenza, che anche quella è ferma in regione insabbiata da molto tempo. Noi vogliamo vedere intervenire, ma poi le leggi sono bloccate. Su questi dati, cerco di andare proprio velocissimo, questi dati che sono stati, diciamo, rifilati ai cittadini, cerchiamo di fare delle interrogazioni specifiche, quindi chiedo aiuto ai nostri esperti di sanità per andare a evidenziare i punti critici, i dati che poi sono smentiti dai fatti, per fare interrogazioni dirette alla sanità per poi avere delle risposte e smentire queste bagianate. E poi altre cose, case della salute, verificheremo questi 3 milioni di attrezzature che non risultano da nessuna parte e stiamo ancora aspettando il nostro buono che ci dimostri che la prima casa della salute, quella di Ponte Corvo, funziona ed è utile ai cittadini. Per adesso sono uno spreco di soldi, se andate lì a vedere quello che succede, nessun percorso diagnostico è partito, quindi è stata inaugurata con Zingaretti durante l'elezione casualmente, i servizi lì non sono ancora attivi, quindi se quella prima casa della salute è aperta nel Frosinone e nel Lazio, le prossime sarebbero ancora peggio, quindi se la prima che è stata inaugurata non parte, non ci dimostra che funziona, speriamo che le altre, insomma, non abbiano la stessa, insomma, sarà sicuramente peggio. Grazie. Sì, io non ho niente da aggiungere perché secondo me è stato colto lo spunto che era stato dato. Sicuramente i cittadini devono, è importantissimo quello che ha detto Ferdinando, noi abbiamo bisogno di cittadini forti, quindi cittadini informati, e proprio perché comunque il legislatore non è onnipotente, non deve essere onnipotente, perché quando prova a farlo, nella maggior parte dei casi, quando lo fa bene, deve semplicemente dare attuazione alla Costituzione, perché la nostra è una Costituzione largamente disattesa, e molto probabilmente perché noi culturalmente come paese non abbiamo mai raggiunto questo percorso che si conclude nella frase di Fernando, cioè cittadini forti, consapevoli e informati. Quindi il nostro è un lavoro veramente ad ampio spettro che riguarda l'informazione precisa dell'analisi, della compatibilità analitica, e dall'altro però c'è anche questa voglia, questo entusiasmo su cui sicuramente noi dobbiamo contagiare i giovani, perché in questo momento i discorsi migliori veramente li stanno facendo i settantenni. Questa cosa non è possibile, c'è qualche cosa che ci sta mancando e su cui noi dobbiamo fare un esame di coscienza come Movimento 5 Stelle e come cittadinanza attiva, staccato in questo caso però. Grazie. Ritorno un attimo velocemente sulle dimissioni della Mastrobuono. Noi siamo sempre stati a favore di questa scelta, cioè delle dimissioni della Mastrobuono, tant'è che non volevamo nemmeno farla assumere, perché ve lo dico chiaro e tondo, ci sono dei requisiti previsti dalla legge che lei non ha, e vi spiego che cos'è: una norma anticorruzione che dice che chi ha avuto dei ruoli in fondazioni di diritto privato, come è la Fondazione Tor Vergata, e ce lo dice Zingaretti in risposta ad un'interrogazione che hanno fatto in Regione, che quella è una fondazione di diritto privato, non può ricoprire il ruolo di direttore generale entro un determinato termine. Quindi lei questo requisito non ce l'ha, ed è per questo motivo che da sempre siamo stati contro, ancora prima di conoscerla, proprio perché è un discorso di legalità, e c'è anche un ricorso
su questa cosa, però purtroppo ci verrà data ragione probabilmente quando ormai la distruzione della sanità sarà completa. Ma dirò qualcosa di più che non ho mai sentito, se non qualche volta. Se i termini sono gli stessi, perché successe la stessa identica cosa con Zuppa, il direttore generale che c'era prima, perché anche lui non aveva i requisiti, tant'è che il direttore precedente fece ricorso al Tribunale del Lavoro e lo vinse e venne reintegrato. Quindi se adesso i termini sono gli stessi, non lo so perché non so se è scaduto il mandato, ma se sono gli stessi, quel vecchio direttore generale potrebbe fare di nuovo ricorso al Tribunale del Lavoro e essere reintegrato. Però chiediamoci perché questa volta non è stato fatto, perché forse quel vecchio direttore generale è in corsa per una poltrona alla SAF, appoggiato dai partiti. Quindi capite qual è il legame, qual è la rete, qual è la connivenza che c'è in questa provincia. Quindi io dico anche una cosa, sono d'accordissimo con una nuova manifestazione e proprio per via dello schifo che sta accadendo in provincia per le elezioni provinciali, io la farei anche se alla regione non c'è nessuno, anche se la farei magari sotto casa di Zingaretti il 12 ottobre, il giorno delle elezioni, con tutti i sindaci e vediamo quanti ci sono. Quanti hanno il coraggio di distruggere questa connivenza che c'è, questo legame, questo scambio di poltrone, questo scambio di voti che ci sono? Io il 12 c'è una nostra manifestazione al Circo Italico, ma se non ci partecipo per fare una cosa del genere penso che sarò più che giustificato. Quindi per me, ad esempio, il 12 ottobre chiedere una massiccia partecipazione dei cittadini, ma soprattutto dei sindaci, per evitare che vadano a votare questo schifo di province che dovrebbero essere state abolite, che l'hanno detto mille volte, ci hanno detto addirittura che noi non eravamo per l'abolizione delle province, quando invece era l'unica proposta che l'aboliva veramente, e ci dicono oggi invece che il 12 ottobre i sindaci, i consiglieri comunali vanno ad eleggere un presidente della provincia, quindi in poche parole hanno abolito i cittadini, non le province, perché almeno prima li votavamo.